Vogliamo iniziare con la parola del Signore, perché questa sera io voglio parlarvi che come il pastore Francesco Basile spinge i credenti ad avere un taccuino in mano con una penna, Dio fa la stessa cosa. Ma ve lo darò strada facendo, ok? Innanzitutto voglio dirvi che cosa fa Dio quando qualcuno di noi decide di aprire il proprio cuore a Dio. Che spesse volte apriamo la porta, apriamo i problemi, ma teniamo il nostro cuore per noi. Allora Dio, guardate, iniziamo bene stasera, amen, con la benedizione del Signore. Qui è il demonio che sta parlando e questa sera vogliamo prendere proprio quello che lui riconosce. E notate, lo fa faccia a faccia con Dio. E lui dice, non hai forse messo una siepe intorno a lui, attenzione a lui, alla sua casa e a tutto quanto che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestiame abbonda in terra. Questo, se lo volete scrivere, scrivere Giobbe 1, versetto 10. Vorrei attirare alla vostra attenzione come non solo Dio ha il taccuino in mano perché vuole gestire i suoi figli, qualcuno dica amen, ma anche il diavolo lo vede. E questa sera io ho subito il primo punto. Dio ha costruito un riparo sulla tua vita, sulla tua casa, sulla tua famiglia, sui tuoi beni, sui tuoi progetti. Amen, alleluia. E la cosa straordinaria, mi diceva oggi il Signore, perché oggi veramente sono stato un po' in travaglio, va bene, ho detto Signore, Equippers esige, non pretende, esige che nella parola o chi assista a un culto ci sia tutto il cuore predisposto. Noi non andiamo nella casa di Dio a mezzo busto. A mezzo busto, scusate la battuta, non nascono figli. Dobbiamo essere interi, amen? E in una certa maniera qualcosa di forte. Ma voglio prima riprendere questo e poi entrare nel vivo. Non hai forse messo una siepe intorno a lui e alla sua casa? Quando Gesù è il Signore delle nostre vite, noi siamo non solo riparati, ma siamo anche protetti. Ricordiamocelo sempre. E se il diavolo l'ha potuto vedere, quanto più Dio lo può fare. Amen. E oggi proprio mentre ero così, mi è venuto, dico Signore, perché non ho neanche una bella voce, va bene? E parlami. E immediatamente Dio mi dà una parola così semplice, ma per me di una vita così profonda. Dice, io do in mano un seme, ma ha il potere di diventare un albero. E la cosa straordinaria è che un seme rimane seme, ma quando diventa albero comincia a portare molto frutto. E per attirare l'attenzione, non solo la protezione di Dio, ma anche l'assistenza di Dio, per citare le scritture, Giovanni 15 dice che chi dà frutto, Dio lo pota ciò che ne dia di più. Quindi vi ho dato una bella notizia. Il primo punto è siamo protetti da Dio. Amen, alleluia, una cosa straordinaria. Ora passiamo alla scrittura successiva. Qui voglio farvi notare come Dio è attento, come Dio è attento a quello che facciamo.
Noi spesse volte vediamo la mamma che sta attenta ai propri figli. Posso dirvi che Dio lo fa. E lo fa in una maniera così dettagliata. L'altra scrittura si trova in Ebrei 6, versetto 10 e 11. E anche qui, quindi noi siamo passati da una protezione generazionale, come diceva il pastore Francesco domenica. Ora, attenzione, guardate Dio come scruta i suoi figli. E dice, Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Signore, gustate questa caramella. Dio, ogni volta che tu ti muovi per il suo regno, sta annotando. E la cosa straordinaria è che quello che Dio guarda, quello che Dio vede, quello che Dio ascolta, non solo lo benedice, lo moltiplica. Ma ho segnato qualcosa qui, perché è bene segnare qualcosa. La prima cosa che ho scritto è che Dio non dimentica quello che ha visto, quello che ha ascoltato o quello che qualcuno sta facendo per Dio. La natura umana è predisposta a dimenticare, ma Dio non dimentica. Ma la cosa che vorrei attirare su di voi è questo. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare. Signori, credetemi con pura coscienza, se voi 20 anni fa avete benedetto, quella benedizione è segnata per voi nei cieli. Dio non dimenticherà l'opera vostra. Quindi ha ragione il pastore Francesco quando dice che non si può costruire sul sacrificio di pochi, perché diventa un sacrificio. Provate voi a portare 5 quintali in 5 persone, ma provate a mettere questi 5 quintali su un attrezzo e poi ci mettete 50 persone, vedrete che è come se non fosse nulla. Quindi la parola sacrificio non è accettabile, ma quando noi facciamo, come dice qua, da non dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi, alleluia, e che renderete tuttora. A chi? Ai santi. Signore, servire è eccellenza nel regno di Dio. Essere serviti è grazia. Allora tu puoi essere servito e devi ringraziare qualcuno, devi dire purtroppo, devi dire grazie. Ma se servi, alleluia, tu hai un'aspettativa, potrai avere una risposta nel tuo prossimo, vicino, presente, lontano, futuro, che magari risolverà i tuoi problemi. Alleluia, perché quello che noi seminiamo in terra, nel nome del Signore, ci sarà la moltiplicazione in cielo e poi ci cascherà. Perché, se vi ricordate, Dio mette una protezione su di te, sulla tua casa, sui tuoi progetti, su tutto. Amen. La protezione è anche il conto in banca. Quindi la grazia che si moltiplica. Amen. Gloria a Dio. Cari, dobbiamo comprendere che Dio è eccellente in tutto. Amen. E io voglio servire questo grande Dio. E vi invito a farlo anche voi. Amen.
Equippers non è una chiesa, non può essere una chiesa. Equippers è una distribuzione di grazia che si moltiplica. Alleluia. La parola equippers non viene da Francesco. La parola equippers viene da Gesù. Edificare per costruire un regno che per ora per molti è invisibile, ma per il cielo e per quelli che sono entrati in questa costruzione stanno vedendo, alleluia, folle, masse, eserciti che marceranno nel nome potente del Signore. Amen, alleluia. Vedete i vostri figli, alleluia. Magari vestiti con una maglietta di squadra, amen, non va bene anche quello. Ma cercate a vederli, alleluia, vestiti di una rivelazione, di una protezione, di una santità che direttamente Dio distribuisce ai suoi santi. Amen. Alleluia. Passiamo alla scrittura successiva. Marco 10:28, perché so che questo culto non ha tanto tempo, ma Dio sa fare le cose. Quanto ci ha messo a salvare il ladrone sulla croce, secondo voi, il Signore? Pensateci. Poco. Alleluia. Amen. Ora, attenzione qui. Perché, cari, vi ho detto prima che Dio è attento quando noi distribuiamo, lavoriamo, facciamo per i santi. E qui qualcuno si pone la domanda, qualche volta, purtroppo ci sono questi. Dice, Signore, ma io sto sempre a servire ed altri sono sempre seduti. Intanto tu ti devi rallegrare che hai capito che stare servire è meglio che stare seduti. Amen. E qui Pietro dice una cosa molto bella, dice, e Pietro gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Ora, questa parola è povertà assoluta, lasciato e seguito. Ma Gesù, se Gesù camminasse ai tempi di oggi, io farei la prima cosa una bella dieta, perderei almeno 60 kg e poi mi inchioderei dietro a Gesù giorno e notte, non lo lascerei, perché solamente a starci vicino, alleluia, tu impari a conoscere il cielo sulla terra. E quando parli sulla terra, stai parlando il linguaggio del cielo. Guardate il versetto successivo. Gesù risponde, e Gesù rispose, in verità vi dico che non vi è nessuno, dite con me, nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per amore mio e per amore del Vangelo. E qui io vi lancio la sfida, andate a leggere il versetto successivo, alleluia, dove Dio dice, il Signore dice, su questa terra di quello che ha lasciato avrai il 100%. Quindi se vogliamo sponsorizzare la visione, guardate che la visione innanzitutto leva la nostra cecità, perché uno che vede, alleluia, vuol dire che sta entrando dentro nella visione. E noi dobbiamo capire che a Dio non sfugge niente. Dobbiamo mettercelo bene in testa. Tutte le volte che tu sali sulla macchina, tutte le volte che metti la mano nella tasca, tutte le volte che tolleri un'offesa per amore del suo santo nome, Dio sta segnando, alleluia, amen, e sta trasformando quel ferro vecchio in oro, in diamante, in perle preziose, amen, alleluia, amen. Ora, qui è interessante perché Gesù, in una certa maniera, dice, ok, se voi lo fate, io già sulla terra vi benedico. E io ora, se volete, vi potrei raccontare un paio di storielle
però preferisco farlo dopo. Ora un altro verso. Mentre prima il Signore ci dava protezione, ora qui ci dà garanzia. Tu lasci, io ti benedico. Ma guardate il verso successivo. Qui, Signore, quando il Signore mi ha dato questo verso, ero in Sicilia. E un culto che era finito dopo 1:40, ci siamo state altre 2 ore, perché è scesa un'unzione. La gente, abbiamo pregato per tutta la Chiesa e la gente non se ne andava. Perché dove c'è il Signore, alleluia, vogliamolo dire la verità, c'è aria di montagna, c'è acqua fresca, alleluia, c'è cibo casareccio, amen. E le persone, cari, stanno cercando questo. Amen, alleluia. Spero che il Signore ci stia incoraggiando tutti questa sera, con molta semplicità. Sappiate, non dite mai, Signore, sono solo. Dio ti dice, ricordi la scrittura dell'Apostolo? Giobbe 1, versetto 10. C'è una protezione intorno a te. Alleluia. Amen. Lo sa Satana, ma lo so anche io. Solo che lui lo sa, io ce l'ho messa. Amen. Allora, guardate questa scrittura. Questa è impressionante. A me mi ha così toccato profondamente. Ora, non voglio esagerare, ma almeno una 10 di minuti sono stato a piangere, mi sono chiesto perché, probabilmente questa parola mi è entrata dentro. Qui vorrei attirare alla vostra attenzione come Dio non guarda la persona, ma guarda come agisce la persona. Non giudicate mai all'apparenza, non dite mai questo non si convertirà mai. Non dite mai questo miracolo non potrà succedere. È come se tu stai togliendo a Dio l'autorità. Alleluia. Perché Dio potrebbe prenderti da un orecchio e dire, guarda, ma tu mi conosci bene? Mosè sfidò Dio dicendo, Signore, tu mi vuoi costituire principe del tuo popolo, ma io non so parlare. Sono tardo. E Dio gli dice, ma non sono io che ho fatto la lingua? Comprendete? Alleluia. Ora guardate qua come Dio è scrupoloso. Egli guardandolo fisso e preso da spavente rispose, poi vi spiego di che cosa sto parlando. Che c'è, Signore? E l'angelo gli disse, attenzione. Le tue preghiere, dite con me, le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Le tue preghiere. E io vorrei incoraggiarvi questa sera, se è possibile, evitate di chiedere preghiera per voi. Cercate di farla voi la preghiera, anche in una maniera un po' scombinata, perché non sempre siamo sul cavallo che ha le ali, va bene? Ma fatela voi. Alleluia. E qui è importante, io ve lo voglio sottolineare, che cosa è successo qui. Qui c'è un uomo, probabilmente era un carnefice perché era un comandante di Roma, aveva dato tanti ordini di fare del male, perché chi è soldato deve solo che ubbidire. Ma nel suo cuore, il suo cuore non era arruolato al suo esercito, ma era... alleluia, con una tendenza verso la fede, verso Dio. E lui pregava e faceva del bene, e Dio se ne è accorto. Signore, vogliamo dire una bella cosa, a Dio non sfugge niente. Amen, alleluia. Nessuno di voi dica mai, nessuno mi cerca, nessuno mi chiama,
nessuno mi parla. E Dio potrebbe dire, ci sono io che ti cerco, ci sono io che sono vicino a te. Mi comprendete? Allora quello che voglio dirvi questa sera è questo. Perché non diventiamo corpo nell'essere singolo l'uno con l'altro? Ognuno di noi deve imparare a rappresentare il suo Signore nella maniera autentica. Perché se io lo rappresento in una maniera contorta e un altro lo rappresenta in una maniera giusta, c'è confusione. E come la visione Quippers che noi stiamo credendo, che ancora stiamo cercando di comprendere nella sua profondità, non vuole una Chiesa gloriosa, vuole che ogni membro della Chiesa sia glorioso. Perché quando la gloria si sparpaglia poi, la stessa gloria raggiunge più persone, raggiunge più miracoli, più fatti. Siete d'accordo con me? Quindi Dio questa sera ti dice, numero uno, tu hai una protezione non solo su di te, sulla tua casa. Numero due, io vedo quello che fai e tu stai lavorando per i santi, per aiutare i santi, stai dando anche quello che non hai in una certa maniera. E numero tre, Dio non ha debiti con nessuno. Tu semini uno, raccoglierai 100. Amen. Numero quattro, alleluia. Dio non viene in chiesa per mettersi seduto e dire che bella lode mi stanno dando. Dio viene in chiesa e comincia a contare le sue pecore. E la cosa straordinaria, questa è interessante, quando Dio conta le pecore, non so se voi avete letto attentamente, li chiama per nome. Per esempio, se io ora dovrei chiamarvi per nome, avrei un imbarazzo perché veramente ne conosco poche di nomi di voi. Bene, non solo Dio ci conta, ma ci chiama per nome. E io posso chiamare per nome una persona che ho relazione, che conosco. Alleluia. Quindi immaginate Dio quando viene in chiesa, perché ce lo portiamo noi, va bene, che cosa viene a fare? Ci conta, ci guarda, ci osserva, ci incoraggia, ci benedice. Ci guarisci, alleluia. Toglie quel fallimento che abbiamo portato quel giorno, toglie quella depressione. Qualcuno dica amen, alleluia. Grazie, cara. E allora, per concludere, perché non voglio essere lungo, per concludere voglio dirvi questo. Io ce l'ho questa scrittura, non voglio mettere in imbarazzo, ma se è possibile, Giovanni 1,48, se non la leggo io, Evangelo di Giovanni 1,48, per farvi capire che Gesù ha un occhio particolare. Vi faccio un esempio, io qui ora sto guardando voi state guardando me, se ci fosse Gesù qui, darebbe una spiricciata pure fuori. Perché? Alleluia. La benedizione la vogliono tutti. Amen. Ditemi se arriva questo, se no lo prendo io. Yes, hanno detto sì. Amen. E poi l'hanno detto in chiesa, quindi lo devono mantenere. Ora, che cosa dovete ricordare di questa sera? In qualsiasi valle voi potete trovare, Dio ha messo una protezione su di voi. In qualsiasi situazione state portando un peso per l'opera, Dio sta registrando. E come vi ho detto, Dio, se voi date uno, lui moltiplica 100. E lo fa in una maniera straordinaria e io questo lo voglio riconoscere. E ora, finché non arriva il verso, vi racconto Due situazioni che mi sono successe alla mia vita. Eccolo qua. Ora vorrei attirare la vostra attenzione per dire quello che ho detto prima. Io sono qui, io vedo voi vedete me. Se ci fosse Gesù, darebbe una spirciata fuori. Perché? Perché l'occhio del Signore
è sempre alla ricerca dove poter fare del bene. Vi ricordate il Signore va a trovare Abramo? Vi ricordate? Sotto la sua tenda? E beh, l'occhio del Signore è andato all'interno della tenda dove c'era Sara, che era nascosta, era velata, era lì. Mi comprendete? E allora, di media, siamo noi che stiamo interloquendo qui, no? Che c'entra adesso uno di fuori là? Bene, Dio, quando arriva, vuole fare del bene. Amen. E qui, mentre sta predicando, guarendo, sta facendo, c'è questo passaggio di Gesù che calza benissimo a quello che io ho detto. Natanaele gli chiese, da che cosa mi conosci? E Gesù gli rispose, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. A Dio non sfugge niente. Il tuo bisogno Dio già lo sa. E ti dico una cosa. Se il Vangelo è entrato in un membro di una famiglia, alleluia, no? Per il fatto che il Signore dimora in quella persona, il Signore attraverso quella persona farà del bene anche agli altri. Amen. Alleluia. Allora, ero giovane, avevo 18-19 anni, ero già credente e ero a mare. Mi è sempre piaciuto il mare, non avevo questa ciccia, ero molto magro, ragazzotto, capelli lunghi, insomma, dai. E stavo lì a mare, ogni tanto mi tuffavo, a un dato momento ci sono andati gli occhi un po' lontani, c'era un ciocco d'albero, non so se vi siete mai trovati, un albero proprio di quelli, ma belli, grossi, grossi. Noi ragazzi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo tuffati, siamo arrivati all'albero e eravamo 7-8, l'albero ci teneva tutti perché era una barca proprio, un alberone così. Poi uno alla volta si sono buttati in mare e sono rimasto io e un ragazzino. A un dato momento pure io mi sono stufato e mi sono buttato. Come mi sono buttato? Il ragazzino mi è volato dietro ed è caduto in acqua e non sapevo nuotare. E siccome io ero così esperto, così intelligente, sono andato a prenderlo e ci sono andato davanti e mi ha messo tutte e due le mani al collo. Non solo bevevo acqua, ma mi stava strozzando perché era preso da timore. Bene, io oggi posso attestarvi in diretta che Dio ha salvato la vita a me e ha salvato a quella. Ma ve lo spiego, perché siamo scesi tutti e due sott'acqua, ma non tanto per l'acqua che bevevo, ma perché mi stava strozzando. Io non ho mai visto una forza così, al collo poi. E lì la mia mente è andata a Gesù. Ora eravamo almeno a 30-35 metri, se non 40 dalla riva, sott'acqua, mentre stavo morendo e cominciava ad uscirmi il fuoco dalla bocca, ci siamo trovati a riva tutte e due. Ora, io non ho nuotato, quell'altro non ha nuotato, una mano potente è arrivata. Io ho avuto il riparo da parte di Dio. Amen. E questo ragazzo, tutte le volte che mi dice, ragazzo, io ho 69 anni, lui adesso ce ne avrà 50 forse, non lo so, forse qualcuno in più. Quando mi incontra mi abbraccia e mi mette sempre le mani al collo per farmi ricordare. Signori, probabilmente l'Apostolo Basile è qua perché c'era una protezione sulla mia vita. Amen, alleluia, gloria a Dio. E questa protezione assicuratevi che rimanga sempre sulla vostra vita. Un secondo episodio, e poi con questo mi fermo, va bene. Stavamo viaggiando con
con il camion. Noi avevamo sempre dei camion di trasporto. Ero con papà e mio fratello e io stavo cantando un canto evangelico. Mio fratello, che all'epoca non era tanto simpatizzante del Vangelo, mi prendeva in giro e io cantavo. A un dato momento sull'autostrada, Reggio Calabria, Salerno, il camion spanda, va fuori strada e comincia a sbattere a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Ve lo dico perché erano tutte capocciate che prendevamo, ma capocciata di quelle forti, non perché il camion praticamente era impazzito proprio. A un dato momento il camion si ferma. Indovinate un po' dove si ferma? Sulla strada. Dopo 10 minuti che ci siamo ripresi, siamo scesi. 3 metri più avanti c'era il precipizio, almeno di 1 chilometro, di un burrone di quelli. Allora, io posso dirvi, stasera, che se non avrei avuto la protezione di Dio, non sarei qua questa sera. Se volete ve ne dico un'altra e concludo questo. Ero con mio cognato era adesso è anziano, era distratto quando guidava, sembrava che stava sulla sedia a dondolo. È andato un momento, ho sentito la voce di Dio, mi ha detto grida, frena. Ora immaginate che io e uno di voi stiamo guidando, tutto tranquillo, tutto sereno, ok? E uno come a me grida, frena! E guarda caso mio cognato, che manco se gli aprivi la testa ti ascoltava, frena. Come frena? Un bambino sbatte proprio sul frontale davanti. Che aveva fatto? Era sul marciapiede. Ha strappato la manina della mamma e si è buttato in mezzo alla strada. Ora, se io non avessi avuto la mia fede, non avrei potuto sentire frena. E quel bambino probabilmente non avrebbe avuto la vita. Non so se vi ho incoraggiati. Abbiamo uno scudo sulla nostra vita. Amen. Alleluia. Se volete, possiamo fare una preghiera di ringraziamento a Dio. E poi questa parola, riascoltatevela. Protezione. Dio non ha debiti con nessuno. Alleluia. E Dio vuole la tua preghiera. Immaginate quando una mamma, un papà prega per i figli. È come se il cielo si proietta sulla terra. Alleluia, Spirito Santo. Alleluia, Gesù. Spirito Santo. Alleluia, Signore. Potete anche rimanere seduti? Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. Amato papà, tu sei per noi. Noi non cercheremo altri. Tu sei per noi, in tutto e sempre. Signore, ti chiedo che questo luogo, Roma Est, questa sala, sia un mezzo dove le persone entrano malate, scoraggiate e possono uscire guarite, incoraggiate, nel nome di Gesù. Che la grazia non sia una chiesa, ma che sia una fede che cammina, una fede che si sposta, un uomo in una casa, una donna in una casa, che diventa chiesa, dove tu parli e le cose avvengono. Signore, grazie per l'umiltà che ci stai impartendo. Grazie, Signore, perché il peso non è per pochi, ma è per tutti.
E questo, Signore, è l'esempio che tu ci hai dato. Ti benediciamo. Benedici anche, Signore, coloro che sono stati in diretta con noi. Che questa parola sia il cuscino, Signore, il materasso, la coperta. Che sia la medicina. Che sia, Signore, l'anello di fedeltà. Che questa parola, Signore, alleluia, possa riavviare quelle parti carenti, quelle parti, Signore, che si sono affievolite, quel muscolo spirituale atrofizzato, che possa tornare in vita, alleluia, che possa avere quell'attivismo, alleluia, quella celebrazione, quella danza, Signore, quel senso di appartenenza, perché Tu, Signore, sei colui che ci proteggi, ci guidi, ci benedici, ci sorvegli, colui che ascolti parola dopo parola delle nostre preghiere. E tu, Signore, alleluia, una volta che sai, che noi sappiamo, il miracolo è compiuto. Benedici, Signore. E grazie perché il miracolo sta crescendo in noi e noi siamo il miracolo che tu stai proponendo a questa società. Ti presentiamo questa conferenza, Signore, che possono veramente passare dal luogo esterno al luogo santo e dimorare nel luogo santissimo. Ti presentiamo, Signore, il culto, alleluia, di domenica. Oh, alleluia, in Viale Marconi, che ci sia, Signore, la corsa per ascoltarti e per ricevere, nel nome potente di Gesù, alleluia, che la gloria sia il manifesto sulla nostra vita, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, che il tuo sangue, Signore, che forma una barriera, sia sull'architrave della nostra vita, per mezzo e solo per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, che è benedetto in eterno. Facciamo un forte, forte applauso.